Bambini, su, svelti, venite ora. Caillou non ha un'aria molto felice e io non capisco perché. Come si intitola la storia di oggi? Vediamo. Caillou gioca a fare il circo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Come mai già in piedi? Non voglio arrivare al circo in ritardo, papà. Al circo? Oh no, Caillou, non dobbiamo andarci oggi. Il circo arriva domani. No, no, arriverà oggi. Mi ero anche vestito da solo. Il circo deve arrivare oggi. Vieni, Caillou, aiutami a preparare la colazione. No, non voglio venire. Caillou era davvero arrabbiato perché quel giorno non sarebbe andato al circo. Caillou, smettila di fare i capricci. Hai svegliato tua sorella. Ora vieni di sotto immediatamente, va bene? Anche il papà di Caillou si stava un po' arrabbiando. Perché non posso andare al circo? Io voglio andare al circo! Voglio andare al circo! Preparo il pane tostato. Possiamo tagliarlo a forma di papera come fa la nonna. No! Io non voglio fare la papera! Beh, allora... Aspetta, mi è venuta una bella idea. Possiamo tagliarlo a forma di animali come quelli del circo, no? No, un momento. Prima dobbiamo fare un'altra cosa. Sai qual è la prima cosa che fanno in un vero circo? Vediamo se lo indovini, eh? Fammi pensare... È la parata, vero? Giusto, indovinato! Le uova le prendo io! Oh, se volevi le uova strapazzate, bastava dirlo. Non è stata colpa mia. Sì, lo so, Caillou. Non è stata colpa di nessuno. È stato soltanto un incidente. Oh. Papà, il pane tostato! Oh, scotta, 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 oddio! Scotta! Tu dovresti lavorare nel circo, papà. Sei un bravissimo giocoliere. E Rosie può fare il pagliaccio. Che succede qui? Stiamo facendo il circo! Vuoi fare la parata con noi, mamma? Oh, sì! E tu sarai la signora che doma i cavalli. No, non credo proprio, caro. Preferisco essere la signora che ritorna a letto. Bambini, c'è giusto il tempo per una storia. Siete pronti? All'epoca Caillou aveva soltanto 3 anni. La storia di oggi si intitola Caillou nella vasca da bagno. No! Caillou, è ora di fare il bagno. Su, vieni qui, Caillou, non voglio giocare con te. Caillou non voleva mai fare il bagno. Ma dov'è finito? Dove si sarà nascosto quel monello? Sei lì sotto, vero Caillou? Ah. Ora ti ho preso. Su, vieni a fare il bagnetto. Non mi va di fare il bagnetto, no, no! E va bene. No, è così, è troppo fredda, mamma. Mm.
fai così di corsa, giovanotto? Io voglio andare a giocare e basta! Puoi giocare anche dopo. Prima fai il bagnetto. Devi essere pulito. Devi essere pulito! Io non voglio essere pulito! No! Pulirmi non mi piace! Facciamo un po' di bolle di sapone? No. Sì, è un'ottima idea. Le bolle di sapone sono divertenti, Caillou. No! Parla anche tu. Hai visto quante bollicine? A Caillou venne voglia di giocare con la sua paperella, che però era rimasta nella cameretta di Rosy. No, no, un'altra volta! Caillou, torna nella vasca! La mia paperella! La mia paperella fa le bollicine! Fa molte bollicine! Fa una montagna di bollicine! Questo ti può aiutare a farne di più. Così Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere molto divertente. E scoprì come fare tante bollicine. Ehi, guardatemi! Io so come fare tante bollicine! Ehi, ma dov'è Caillou? Eccomi, papà! Sono qui! Dov'è la mia paperella? Non ti preoccupare, paperella! Io ti salverò! Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere l'ora dello schizzo. Avanti, esci. Vieni ad asciugarti. No, non voglio uscire. Io voglio giocare nella vasca. Va bene, vuol dire che giocherai nella vasca anche domani. Sì, io ho la paperella e farò tante altre bollicine. E da quel giorno a Caillou piacque tanto fare il bagnetto. Siete pronti, bambini? Dunque, vediamo cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou mette a posto i giocattoli. Caillou, dove sei, tesoro? Strano, Caillou arriva sempre di corsa quando a merenda c'è il budino al cioccolato. La mamma ha ragione, Caillou è golosissimo di budino al cioccolato. Guarda, tesoro, che disordine. Cosa ti dico sempre, Caillou? Che non devo mai lasciare i miei giocattoli sulle scale. Caillou sapeva benissimo che non doveva mai lasciare i suoi giocattoli sulle scale. Mettili nella tua stanza, per favore. Caillou, vieni qui, per favore. Sembra importante, caro. Su, corri a vedere cosa vuole papà. Caillou, che cosa ti ho detto riguardo al fatto che lasci i tuoi giocattoli nel viale, eh? Che non devo farlo, papà. Sì, giusto. E perciò ora rimettili a posto. Ma stavo per mangiare il mio budino al cioccolato. Il tuo budino al cioccolato aspetterà. Guarda, ti aiuto anch'io. Anche se il suo papà lo stava aiutando, Caillou non si sentiva molto felice. Caillou! Ti devo parlare, vieni! Caillou, voglio che metti a posto tutti i tuoi giocattoli prima di mangiare il tuo budino. Va bene, papà! Sei sicuro di averli raccolti tutti quanti? Ne sono sicuro, guarda! Molto bene, è l'ora del budino. Yeah! Sta arrivando! Oh, ma... dai un'occhiata qui, tesoro! Sai, Caillou, il problema è che hai troppi giocattoli e in casa non c'è abbastanza spazio. Sì, lo so. Alcuni sono diventati vecchi e tu non ci giochi più. Che ne vogliamo fare, eh? Perché non ne dai qualcuno a Rosy, eh?
Va bene, intanto gliene regalo uno. Per gli altri devo pensarci. Ehi, ho un'idea. Potremmo conservarli in un bel baule di legno. Vuoi aiutarmi a costruirne uno? Oh, sì! Ma dopo che avrò finito il mio budino al cioccolato! Fatto! Adesso abbiamo finito, Caillou. Oh, grazie, è bellissimo! Controlliamo se si chiude bene. Bambini, vi piacerebbe ascoltare la storia di Caillou e del suo amico molto speciale? La storia di oggi si intitola Caillou e l'amico immaginario. Caillou stava giocando con George, il suo amico speciale. George era speciale perché nessun altro poteva vederlo. Ora ti va di giocare con i dinosauri? Solo Caillou conosceva George. Nessun altro l'aveva mai visto. Caillou improvvisamente ebbe un'idea stupenda. Sì, facciamo una gara, su! Guarda, mamma! Guarda, nonna! Sto facendo una bella gara con il mio amichetto! Mamma, ho fame! Perché non vai fuori e dici a Caillou che è ora di pranzo, Rosie? Va bene, nonna. Caillou cercava di nascondere i cocci. Decise che era colpa di George se si era rotto quel bel vaso di fiori. Caillou, Caillou, Caillou! È ora di pranzo! Arrivo! George corre molto veloce, ma io sono riuscito a batterlo. Dove vive George, tesoro? Beh, nonna, io non lo so esattamente dove vive. Caillou? Per me vive nella nostra cantina. George è il mio migliorissimo amico del cuore, lo sai, nonnina? Caillou, guarda, noi abbiamo finito. Tu invece hai parlato così tanto che non hai neanche cominciato. Scusa, mammina. Dì a George di aspettare fuori mentre tu finisci di mangiare. Va bene, mamma. Grazie, George. Caillou ti raggiungerà. Ci vediamo dopo, George! Caillou, puoi venire qui un momento? Tu ne sai qualcosa, Caillou? È stato George, papà! E sei sicuro che è stato George? Il papà di Caillou sapeva che non era stato veramente George a rompere il vaso di fiori. Sì, papà, stavamo correndo e... George l'ha fatto cadere a terra. Però sono convinto che c'entri qualcosa anche tu. Non è vero, Caillou? Sì, papà. Ti dico che si fa. Adesso tu mi aiuti a pulire. E la prossima volta che giochi con George, tutti e due dovete stare più attenti, va bene? Caillou pensava che l'idea del suo papà era fantastica. D'accordo. Bravo. Allora tieni dritta questa paletta mentre raccolgo i cocci. George è un bambino molto sbadato, vero papà? Un po' come te, no? A me piace molto quando mi spingi sull'altalena. Anche a me piace molto farlo, Caillou. Sentito? La lavatrice ha finito. Però ho ancora un po' di tempo per leggervi una bella storia. Vediamo. Cosa avrà fatto oggi Caillou? Ah, sì. Questa bella storia si intitola Caillou si veste da solo. Il giorno del bucato era un giorno particolare in casa di Caillou. E Caillou cercava... Caillou cercava di dare una mano. Oh! Ma dove sarà la porta? Ora non posso giocare con te, Gilbert! Oh. Guarda che ti ho portato, mamma! Grazie, Caillou. Ah, stai diventando proprio grande.
Caillou era molto contento di dare una mano. E poi si divertiva così tanto. Mamma! Guardami! Caillou, qui è un po' troppo pericoloso per te. Caillou pensava che se era abbastanza grande per aiutare la mamma a fare il bucato, era anche abbastanza grande per vestirsi da solo. C'era un problema, però. Aveva portato tutti i suoi vestitini a lavare. Non aveva più niente da indossare. Oh, no! Caillou! Shh! Sveglierai Rosie! Ma che cosa ci fai in mutande? Non ho più niente da mettermi, papà! Questo non è possibile. Tu hai decine di vestiti. Oh, oh. È vero, hai ragione. Ho un'idea. Facciamo un bel gioco. Ti metterai i miei. Io non posso mettermi i vestiti da grande, papà. E perché no? Perché sono troppo piccolo. Questo lo vedremo. Ah, eccoli qua. Ti stanno benissimo. Se vuole essere così gentile da provarsi questo, signore. Questo mi fa il zalletico. Papà, posso avere anche un cappello? Fammi vedere, fammi vedere. Un momento, qui manca qualcosa. Ah, ecco fatto. Ora sì che sei un vero gentleman. I miei baffi. Allora, chi ha detto che eri troppo piccolo per vestirti da grande? Yeah! Ah, come sei carino. Ti stanno proprio bene quei vestiti. Sei bellissimo, tesoro. Voglio fare una foto ai due uomini di casa. Vi piacerebbe ascoltare una storia di Caillou, bambini? Sì, nonnina! Dunque, vediamo che cosa ha fatto di bello Caillou ultimamente. Ah, sì, la storia di oggi si intitola Caillou sta crescendo. Caillou e il suo papà stavano in giardino un giorno, quando improvvisamente... Papà, guarda! Ma che cos'è? Questo uccellino è morto, papà! Oh... Sì, forse dovremmo seppellirlo. Che ne dici? Perché questo uccellino è morto, papà? Beh, questa è una domanda molto difficile, Caillou. Ma Caillou non riusciva proprio a capire perché. Beh, probabilmente è morto perché era troppo vecchio. Troppo vecchio? È morto perché era troppo vecchio. Caillou prima non vedeva l'ora di crescere. Voleva essere un bambino grande. Ma ora pensava che diventare grande significasse morire. Perché tieni il giornale così, papà? Non vedo più bene come una volta. Dovrò mettermi gli occhiali. Ragazzi, sto diventando vecchio, sapete? Quando Caillou sentì quelle parole, si ricordò che il papà aveva detto che l'uccellino era morto perché era troppo vecchio. Oh, tesoro, guarda Rosie. Sta mangiando tutto da sola. Sta crescendo, sta diventando proprio una bambina grande. Piacciono i miei pattini in linea? Sì, tanto! È un regalo per il mio compleanno. Cosa? Un regalo di compleanno? Wow! Sì, io sono di un anno più grande adesso. Caillou era molto triste. Oh, sei davvero un bambino grande. Stai diventando più grande e più vecchio ogni giorno. Non è vero! Io non voglio diventare più vecchio! Perché no? Tu hai
hai detto che Rosy sta crescendo e tu hai detto che stai diventando vecchio e Sara sta diventando più grande e tu hai detto che l'uccellino è morto perché era troppo vecchio. Ah, l'uccellino morto, ora capisco. Caillou bisbigliò al suo papà che aveva paura di diventare vecchio e di morire. Sì, ho capito, Caillou. Ascolta, hai molto, molto, moltissimo tempo per crescere e poi invecchiare. Quindi non c'è bisogno che te ne preoccupi ora, te lo prometto. Va bene? Va bene, papà. Quale di questi è il più grande? E il più piccolo qual è? Allora il dinosauro deve essere quello di mezzo. Sì! Ma Teddy è un cucciolo. Sì. Perciò ha ancora molto, molto, molto tempo per diventare più grande. Sì, proprio come me. Sì, proprio come te. Venite, bambini, e ora vediamo un po' che cosa combina oggi il piccolo Caillou. La storia che vi racconterò si intitola Caillou fa i biscotti ed è molto divertente. All'epoca dei fatti, il nostro protagonista aveva solo 3 anni. La 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 la. Caillou, smettila di fare rumore. Rosy deve dormire. Caillou! Ma io voglio giocare, mammina! Sì, lo so, tesoro. Cerca solo di fare piano. Ma diciamo la verità, giocare senza far rumore non è divertente. Caillou, non ti avevo chiesto di fare piano? Voglio i biscotti, ho fame, voglio i biscotti, ho tanta fame. E così Caillou decise di andare in cucina. A Caillou venne l'idea di prepararsi dei biscotti al miele e perciò si mise subito all'opera. Cominciò a impastare un bel po' di biscotti al miele. Ciccioni, magri, piatti piatti e tondi. Oh no, Caillou, che pasticcio hai combinato? Volevo fare dei biscotti, mamma. Guarda come hai ridotto la cucina. Aiuterai la mamma a pulire? Sì, mamma, sì, ti aiuterò. La cucina è di nuovo in ordine e pulita. Tesoro, mi prendi la paletta? Eccola, mamma! Che bravo, sei un aiutante perfetto. Caillou. Caillou era molto orgoglioso. Stava aiutando la sua mamma a fare i biscotti. Mamma! Anche tu hai combinato un pasticcio. Sì, hai ragione. Questa volta sono stata io. Papà, papà! Assaggia i biscotti, assaggia i biscotti. Ma sono buonissimi. Chi li ha fatti? Io. E la mamma mi ha aiutato. Cosa stai combinando? Sto combinando un enorme pasticcio! Bene, sono andati via tutti. Ora la nonna vi leggerà una storia, bambini. Vediamo che cosa ha fatto Caillou il giorno del suo compleanno. La storia di oggi si chiama Caillou e il regalo di compleanno. Era il compleanno di Caillou e sua madre gli stava preparando una bella torta. Non ti va di aiutarmi a pulire la scodella, vero? Sì che mi va, mamma!
Ah, l'avevo immaginato. Fai il bravo, la cioccolata! Caiù. Voglio la cioccolata! Un po' di cioccolata anche la tua sorellina. Oh, papà! Non avevi detto che Caillou doveva dare un po' di cioccolata anche a Rosy? Caillou aveva detto a tutti che voleva un dinosauro speciale per il suo compleanno. Ma il regalo che gli diede la nonna non era un dinosauro, era una felpa nuova. Ti piace il regalo, Caillou? Oh, certo che gli piace. Oh, eccoli, sono già arrivati. Sì! Leo, Clementine! Entrate pure, bambini. Ah, ce la fai a stare fermo ancora un po', Caillou? L'ultimo tocco e ho finito. Buon compleanno, Caillou! Buon compleanno! Auguri! Buon compleanno! Wow! Tanti auguri, tesoro! Ce la fai a spegnere tutte le candeline? Esprimi un desiderio, Caillou, e poi soffia forte forte. Lui sapeva già cosa desiderava. Voleva un dinosauro speciale come regalo. Caillou aveva la pancia così piena che non riuscì a mangiare la sua torta di compleanno. Buon compleanno, tesoro mio! Finalmente! Il mio dinosauro speciale! Grazie! Dopo aver giocato un po', i bambini mangiarono volentieri un delizioso gelato. Rosy, ma guarda cosa hai fatto! Mettiti la felpa nuova, tesoro. Wow! Com'è bella! Sulla felpa c'è disegnato un dinosauro speciale! Il desiderio che Caillou aveva espresso si era più che realizzato. Infatti, ora aveva avuto in regalo due dinosauri speciali. Questo è stato un compleanno bellissimo! Siete pronti per una storia eccitante? Questa vi piacerà tanto. Vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. Ah, sì, la storia di oggi si intitola Caillou e il parco dei divertimenti. Ci vuole ancora tanto, papà? Siamo già arrivati, non è vero, papà? Sì, quasi. Siamo quasi arrivati. Sì, siamo arrivati. Sì! Caillou era molto eccitato, perché questa era la prima volta che andava ad un parco dei divertimenti e voleva andare su tutte le giostre con suo padre. La prima che scese si chiamava la discesa delle cascate del Niagara. Accostati al tabellone, Caillou. A cosa serve? A vedere se sei abbastanza alto per andarci. Sì! Ti piace? Sì, è divertente! Ma fa anche un po' di paura, non è vero? Caillou e il suo papà erano d'accordo. La giostra era divertente e anche un pochino spaventosa. Ma presto Caillou cominciò a divertirsi e si dimenticò di avere paura. E l'acqua ci ha tutti inzuppati, mamma! Chi di voi vuole il dolce? Sono sicura che lo zucchero filato gli faccia bene, sai? Questo vuol dire che tu non ne vuoi? Mm?
adorava la ruota panoramica. Da lassù lui riusciva a vedere tutto il parco. Papà! Papà! Guarda! Era l'orso più grande che Caillou avesse mai visto. Se fossero riusciti a infilare gli anelli nel paletto, avrebbero avuto in premio l'orso. Ma quel gioco era troppo difficile per Caillou. L'anello non è entrato. Non è facile come sembra. E tu sei capace, papà? Vediamo, farò del mio meglio. Bello venire, tesoro! Caillou si augurava con tutto il cuore che il papà riuscisse a infilare anche il terzo e ultimo anello. Ti sei divertito, vero Caillou? Oh, sì, tanto, mammina! Cosa ti è piaciuto di più? La cascata del Niagara? La ruota panoramica? Ah, io lo so! Ti è piaciuto vedere il tuo papà vincere l'orso agli anelli? Sì! Venite, bambini! Prima di dormire vi racconterò una storia. Dunque, vediamo. I fatti accaddero quando Caillou aveva solo 3 anni e Rosie era ancora molto piccola. La storia di oggi si intitola Caillou va a fare la spesa. Caillou, è ora di alzarsi. Guarda, fuori sta nevicando. Sì! Voglio costruire un pupazzo di legno. Prima devi vestirti. Allora, dove sono i tuoi vestiti? Oggi mi voglio mettere questi qui. Se vai fuori con i pantaloni corti, tremerai tutto dal freddo. Brr. I fiocchi d'avena sono finiti. Più tardi andremo a fare la spesa. Compreremo anche le uova, perché voglio fare una delle mie torte speciali a sorpresa. Torta speciale a sorpresa! Sì! A Caillou e a Rosie piacevano tanto le torte speciali a sorpresa della mamma, ma non sapevano mai esattamente che cosa fosse la sorpresa. Dobbiamo andare al supermercato. Mettiti il cappottino. Ma mamma, io voglio giocare un po' con il mio dinosauro. Ci giocherai quando torni. Su, andiamo. Stiamo aspettando te. A Caillou piaceva andare a fare la spesa, ma ci metteva sempre molto tempo a prepararsi, perché gli piaceva anche molto giocare. Caillou, entra in macchina, per favore. Facciamo un bel pupazzo di neve. Sì. Ne faremo uno bellissimo. Che bello! Lo voglio grande, grande! Però prima andiamo a fare la spesa. Mamma, voglio stare anch'io nel carrello come Rosie. Ah, va bene, ma facciamo presto. Non ci sarà tempo per fare il pupazzo di neve. Mamma, compri anche questi. Caillou, ho detto che farò una torta speciale, ricordi? Perciò i biscotti non ci servono, d'accordo? Ma qual è la sorpresa della torta speciale? Se te lo dico, rovinerò la sorpresa. Tesoro, quando arriviamo alla cassa, tu devi badare a Rosie mentre io penso a pagare la spesa. Caillou non faceva che pensare a quei biscotti, ma non si ricordava più su quale scaffale fosse. Andò a cercarli, ma quel posto era così grande che si perse e ebbe tanta paura. Mamma! Mamma! Mamma, dove sei? Mamma! Caillou, che è successo? Allontanare da me. Mi hai fatto prendere uno spavento, sai. Andiamo a casa, su. Anche Caillou si era spaventato ed era molto felice di aver ritrovato la sua mamma e la piccola Rosie. Quando mi sono perso ho avuto tanta paura. Anche noi abbiamo avuto paura. Non ti devi mai allontanare dalla tua mamma. Adesso mi aiuti a fare la mia speciale torta sorpresa? Io volevo andare fuori a fare il pupazzo di neve. Avrai il tuo pupazzo di neve, caro. Solo che lo faremo qui dentro, in cucina. Sarà la sorpresa della torta speciale! Viva! Caillou era stato bravissimo. Aveva indovinato la sorpresa. La sua mamma gli aveva preparato una torta veramente speciale. Mamma, guarda! Sembra davvero un pupazzo di neve! Avrà sicuramente freddo. Mettiamogli la sciarpa. Siete contenti di dormire fuori, bambini? Ah, sapete? Anche Caillou lo fa in questa storia, che si intitola Caillou va a dormire fuori.
Tutto accadde quando Leo, l'amico di Caillou, lo invitò a dormire per una notte a casa sua. Caillou e sua madre stavano preparando la borsa. Brum, brum. Caillou, guarda, abbiamo dimenticato qualcosa. Il mio pigiamino! Sì, esatto. Se devi dormire a casa di Leo, hai bisogno del pigiama. Vediamo, hai preso tutto? Sì! Quella era la prima volta che Caillou andava a dormire a casa di un suo amichetto ed era molto, molto eccitato. Su, sali, Caillou. Io sono sicura di aver dimenticato qualcosa, ma cosa non lo so. Fammi pensare. Pigiama. Pigiama. Spazzolino. Spazzolino. Orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto! Hai dimenticato il mio teddy! Bene, ora hai davvero tutto. Sei pronto? Il papà di Leo aveva costruito una casa sull'albero e Caillou adorava giocarci dentro. Leo, Caillou, è ora di cena. Venite dentro e lavatevi le mani. Caillou si stava divertendo tanto a casa di Leo, ma quando arrivò la cena, Caillou cominciò a sentirsi solo e a pensare alla sua mamma e al suo papà e alla sua casa. Ma non hai fame, Caillou? Sì. Su, vediamo chi finisce prima. Come premio avrà un bel dolce. Presto arrivò l'ora di andare a letto per Caillou e Leo. Caillou scoprì che anche lavarsi i denti era tanto divertente a casa di Leo. Ma quando fu ora di andare a dormire, Caillou ebbe nostalgia dei genitori e della sua casa. Ma tanta nostalgia. Cominciò a sentirsi molto, molto triste. Va tutto bene, bambini? Su, a letto, Caillou. Buonanotte, caro. Oh, tesoro, c'è qualcosa che non va? Io voglio andare a casa mia. Io ho un'idea. Proviamo a fare una telefonata alla tua mamma. Voglio tornare subito a casa, mamma. Anche il tuo orsacchiotto vuole tornare? L'orsacchiotto? Povero Teddy, deve sentirsi molto solo chiuso nella tua borsa. E io so che lui non vedeva l'ora di dormire a casa di Leo. Quando Caillou prese il suo Teddy, non desiderò più tornare a casa. Abbracciò forte il suo orsacchiotto e gli diede un grosso bacione. L'orsacchiotto si sente meglio? Sì, perché lo tengo stretto, stretto a me. Bene, buonanotte, dormite bene. E fate sogni d'oro, bambini! Qualcuno vuole ascoltare una storia? Vieni, siediti accanto al fuoco, è bello e caldo. Allora cominciamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il pupazzo di neve. Ne ho mangiato uno! Sì, anch'io! Facciamo un bel pupazzo di neve! Cosa? Un pupazzo di neve? Wow! Dai, aiutami, Caillou! Caillou pensava che fosse una magnifica idea, anche se non sapeva bene come si facesse un pupazzo di neve. Sì! Tu comincia a fare la testa, io intanto faccio il corpo. Va bene! Io sono più bravo! Io sono più bravo! Ora lo faccio anch'io! Ehi! Odio fare i pupazzi di neve, ecco! Ehi, come sta venendo la testa, Caillou? Mi dispiace, sai, io non ci riesco! Non ci riesci? Ora ti insegno io come si fa! Noi faremo il pupazzo di neve più grande del mondo! Che cosa? Il pupazzo di neve più grande del mondo? E anche di tutto l'universo! Questa palla di neve è già abbastanza grande, dai, facciamone un'altra! Devi fare una palla di neve piccola, vedi? A Caillou piaceva che Sara gli insegnasse come doveva fare. Oh.
una palla di neve! Ce l'hai fatta! Ehi! No, no, no. Smettila! Ma Caillou non voleva smettere. E a Sara quel gioco non piaceva neanche un po'. Va bene, se non vuoi fare il pupazzo di neve me ne vado. No, per favore rimani. Io voglio fare un pupazzo di neve con te. Allora guarda, è facile. E ora possiamo costruire il pupazzo. Dobbiamo mettere quella sopra questa. Tu sei pronto? Io credo che reggerà. Ora ci serve la testa. Prendi la tua palla di neve. Va bene. Ciao ragazzi, ho una bella sorpresa per voi. Guardate qui dentro. Una carota? Con quella possiamo fare il naso del pupazzo di neve. La busta era piena di tante magnifiche sorprese e molto presto il pupazzo di neve si ritrovò con un grosso sorriso sulla faccia. O anche qualcos'altro. Vediamo se gli entra. Guarda, Sara, è bellissimo! Ed è il pupazzo di neve più grande di tutto l'universo. Siete stati bravi. Adesso venite dentro a fare merenda. Aspettate! E quella cos'è? È una palla di neve. No, è la merenda del pupazzo di neve!